Carissimi fratelli e sorelle, pace e bene, buongiorno per tutto il giorno. Meditiamo stamattina il Vangelo di Matteo, capitolo 17, versetti 22 a 27. In questo brano Matteo ci racconta che Gesù ha pagato la tassa del Tempio, che non dovrebbe pagare perché solo gli stranieri che pagavano le tasse a Ma perché Gesù ha fatto la domanda a Pietro quando, dopo gli esattori, Gesù ha fatto la domanda a Pietro: ma gli esattori da chi riscuotono le tasse? Dai figli o dagli stranieri? Pietro ha risposto dicendo: dagli stranieri. E Gesù disse: dunque i figli sono liberi. Allora, qui si tratta della tassa del Tempio. Il padrone del Tempio è Dio. Gesù è figlio di Dio. Allora, se i figli sono liberi, dunque Gesù è libero di pagare la tassa. Però ha detto: per evitare lo scandalo, paghiamola comunque. E ha chiesto a Pietro di pescare un pesce. Nella bocca ci sarà una moneta e con questa Pietro pagherà la tassa per Gesù e per lui. È importante la figura di Pietro in questo pagamento della tassa. Perché? Perché già il nostro testo è preceduto, dunque il versetto 22 comincia con il secondo annuncio della passione, morte di Gesù, che il figlio dell'uomo, ve lo leggo, il figlio dell'uomo sta per essere consegnato nelle mani degli uomini, li metteranno a morte, ma il terzo giorno risorgerà. Dunque Gesù annuncia questa morte. E poi viene il pagamento della tassa. Per evitare lo scandalo, ha detto Gesù, ma in realtà questo pagamento deve essere letto nell'ottica dell'annunzio della sua passione, morte e risurrezione. Qual è la più grande, la tassa più grande che Gesù pagherà? È proprio la vita sua. E perciò abbiamo questo annuncio della sua morte, la sua passione è morte e resurrezione. Allora, la figura di Pietro è come per rappresentare tutto il popolo, perché Gesù offrirà la sua vita, pagherà la tassa, pagherà la sua vita, cioè il prezzo della sua vita per il mondo intero, per ogni uomo che è qui rappresentato da Pietro. Ecco perché Gesù ha pagato sia per Pietro, sia per lui stesso che per Pietro. Dunque, Pietro rappresenta tutto quanto. Gesù pagherà il prezzo più caro, non più il prezzo della moneta, ma piuttosto il sangue suo, la vita sua. Ecco il prezzo che Gesù pagherà, la tassa che Gesù pagherà per la vita, non di una persona, ma di tutto il mondo, di tutti gli uomini. Ecco l'importanza del testo di oggi. Dunque, Gesù non soltanto si sottoscrive a ciò che dice la legge, come per dire secondo Matteo 22, 21: date a Cesare ciò che è di Cesare e a Dio ciò che è di Dio. Dunque Gesù si conforma, diciamo, alla legge della società, alla legge civile, alla legge dello Stato, ma anche per dimostrare che il vero prezzo che lui pagherà non tanto la moneta, ma la vita sua. E per dirsi, carissimi, nella vita nostra, il prezzo più caro che potremo pagare è proprio il sacrificio che potremo fare per i nostri amici, per la vita di chi ti sta intorno. Questo è il più grande prezzo, perché tutto passerà, ma il prezzo della nostra vita non passerà mai. Oggi celebriamo la memoria di San Massimiliano Maria Kolbe. Anche lui ha pagato la tassa più importante, offrendosi per la vita delle persone. Ecco, carissimo, allora invochiamo lo Spirito Santo di aiutarti a imparare a sacrificarci, a imparare a offrire la nostra vita per la vita degli altri. Solo così che dimostreremo l'amore che Dio ha versato dentro di noi. Vi auguro una buona e santa giornata, che Dio vi benedica sempre. Dio è buono in ogni momento Dio è sempre buono.